Ben buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio Comunità di FM. Oggi i viadotti ricevono coroio vindo dalla provincia di Belluno, città di Santa Giustina. Insieme a noi Luciano e Carlo, prefetto, vice prefetto e o presidente da Câmara de Vereadores, também a nossa agente consular Gertrudes Reolon Castilho. Vogliamo fare una domanda: perché venire a viadutos, perché venire al Brasile quando si fa 150 anni della immigrazione italiana nel paese del Brasile? O che rappresenta quegli italiani che sono arrivati dall'Italia e vengono a Brasile a viadutos e mantengono la cultura italiana? Di mangiare polenta, di cantare, le musiche che siamo, che i nostri nonno abbia insegnato a noi. Qual è l'importanza di questo a voi? Buongiorno a tutti, sono Luciano e vi spiego perché noi siamo qua. Allora, l'Italia è sempre stata un paese di emigrazione, perché lei è piccinina e che n'era tanta gente e non che n'era da mangiare per tutti. E gli italiani è andati in tutto il mondo e gli è venuti anche qua nel sud del Brasile. È successa una cosa straordinaria, perché gli è diventato un punto di riferimento del Rio Grande, di Santa Catarina e Paraná, un punto di riferimento come razza, come entità. E noi italiani, se si era desmentegati di questo, solo recentemente, negli ultimi 40-50 anni, si sono ricordati di voi altri. E veniamo qua prima di tutto per domandare scusa di essersi desmentegati di voi. E adesso invece veniamo qua perché noi vogliamo vivere con voi questa grande epopea che le drio fare gli italiani qua nel sud del Brasile, perché qua avevamo capito che la razza italiana è dominante, nel senso che voi altri avete fatto uno sviluppo incredibile di questo paese, perché dentro sul vostro sangue è il bianco, il rosso e il verde, e per noi è un grande onore venire qua a dirvi soprattutto grazie di quel che voi altri avete fatto qua e che avete mantenuto. La parola al italiano, al mangiare, la cultura, la religione e tutte quante quelle buone tradizioni che genera e che in Italia sono un pochettino drio perder, voi altri le avete mantenute con una radice molto profonda. Obrigado a todo. Convidamos também a secretária de Educação e Cultura, a vice-dama, por gentileza. Nós queremos, dando seguimento então a essa entrevista, nós gostaríamos que você nos colocasse um pouco sul coroio, parlare um pouco de coroio, parlare um pouco de Santa Giustina, parlare um pouco anche della Itália e la importância di tutto questo ai nostro popolo italiano che residono qui in Brasile, principalmente ai viadutos. Viadutos, una città brava, che amiamo di cuore, che ha la festa nazionale del boi recheado, la festa nazionale del boi recheado. También viadutos, che ha le ponte, le vie del treno, perché lo viadutos, come la nostra bandiera ben fatta. Allora parlano su Italia, sul coroio. Il coroio ha 30 anni, circa 30 anni, è formato da tanti amici che hanno il piacere di cantare le canzoni della tradizione, quei canti che andavano persi, si erano perduti, e pian pianino li abbiamo scoperti attraverso le testimonianze come le vostre, attraverso i nostri viaggi fatti in Brasile, viaggi fatti in Messico, viaggi fatti nei paesi anche dell'Europa. E questa è una cosa molto molto importante, perché oggi la gioventù sente poco l'emigrazione, sente poco i canti tradizionali. Noi li portiamo in giro cercando di cantarli spontaneamente, con allegria, non con la
conservatorio, boh, serio. Ah, no, se canta ridendo, se canta con il cuore, se canta con l'anima. Santa Giustina è un paese di 6.000 abitanti, è un bel paese. È un bel paese in provincia di Belluno, dove ci sono le Dolomiti. Qui c'è Venezia, le montagne, le Dolomiti, c'è Cortina, dove tra 2 anni ci saranno le Olimpiadi Milano-Cortina, le Olimpiadi invernali, le Olimpiadi della neve. Quindi si sta molto bene. È una città che non ha povertà, Santa Giustina, è molto servita alla piscina, al campo da calcio, alla ferrovia, è messa tra Feltre e Belluno. Feltre è una città del Rinascimento, una città veneziana del 1500. Belluno è la capitale, pechegna, 30.000 abitanti. Però molto bella, molto bella. Si sta bene, ecco. Nel Veneto anche si sta bene, c'è una bella economia. Il Veneto è guidato da Venezia, ha 7 province. Belluno è quella più a nord. Okay. Veneto ha tutto, ha la montagna, ha la pianura, ha il mare, ha i fiumi, ha i laghi, ha tutto. È una città ricchissima d'arte. Abbiamo Venezia, abbiamo Palladio. Abbiamo tantissime cose di architettura e bellezze naturali. Si sta molto bene in Veneto, si sta molto bene. L'Italia è il più bel, scusate, paese del mondo. In Italia c'è il 70% del patrimonio artistico mondiale. L'Italia è neanche l'1% della terra del mondo e ha dentro il 70% del patrimonio mondiale. In Italia abbiamo tutto, dai romani, dalla Magna Grecia, al Medioevo, alle cose moderne, al barocco, c'è di tutto. In Italia a volte ci lamentiamo perché c'è troppa storia. E la troppa storia a volte mette ostacolo alle costruzioni. A Roma, per fare la metropolitana, hanno impiegato 40 anni. Perché? Perché museo, colonne, cioè, c'è di tutto. In questi ultimi anni, in Italia stiamo facendo una cosa grandiosa, continuando gli scavi di Pompei. Sentito parlare di Pompei? Sì, la sì. Città sommersa da... sì. È una cosa strana. Ogni settimana la TV dice: abbiamo trovato questa stanza, cioè esce dalla terra delle statue, stanze dipinte. Poco tempo fa hanno trovato dipinta su un muro di Pompei una pizza. Hanno detto: la pizza? All'epoca di Roma c'era la pizza, è una cosa straordinaria. E questo dappertutto, perché se dovessimo parlare delle bellezze dell'Italia staremmo qua 10 anni forse, così. È una cosa straordinaria. Economicamente nell'Italia si sta bene, si potrebbe fare di più, però sapete com'è, siamo un po'... L'Italia è il paese dei campanili, cioè ogni paese ha la propria tradizione, no? Quindi io sono di Santa Giustina, tu sei di Feltre, tu sei di Belluno, io sono meglio di te. È un po'... Però è una cosa del Medioevo, è ancora che deriva. E quindi e invece dovremmo essere più uniti per andare e conquistare il mondo, ok? Bene. Comunque l'emigrazione è ricordata, soprattutto in questi ultimi anni, viene ricordata bene. Io, miei nonni hanno fatto l'emigrazione negli Stati Uniti. Noi nel Veneto tutti hanno parenti emigranti, e questo cosa, e attraverso le canzoni, attraverso i libri, attraverso le trasmissioni, cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni che vivono solamente sul cellulare, perché tutti là cellulare, e perdono a volte i contatti con la realtà, cerchiamo di insegnare, di far capire attraverso le canzoni, attraverso le manifestazioni, attraverso le riunioni, questo grande valore che è l'emigrazione. Va bene così, ciao. Grazie allora per questa aula che ha dato, no?
Então, nós deixamos os microfones da Rádio Comunidade, se agente, consular, secretário, vereador, prefeito, vice-prefeito, quiserem se manifestar, então os microfones da Rádio Comunidade estão à disposição para esse momento. Eu vou pedir duas parolete. Duas parolete. Podemos? Guardando avanti, no? Gli altri. Guardando la telecamera. Mi sono molto grato di stare ancora qua in mezzo a gente che è del mio sangue. Perché mi nonni, bisnonni, i gavenesto della Italia. Da Venezia. Da Venezia. Loro, Venezia. Ora, per parte di mia madre e per parte di mio padre, tutti due. Dove Venezia? Dove, che paese? Che paese? Venezia, non so, Venezia. Mi zio qua che vedeva che le sa meglio do che me, perché mi sono più giovane. Piccoli. Ah, piccoli. Il mio nonno de padre di mia madre sarebbe veronese, da quella regione. Allora vuoi dirmi che mai pensare che un dia staria qua in mezzo a altri, che è de là da Italia, di onde viene questo mio antepassato. Molto grazie a te. Bravo. Bravo piccoli. Bravo piccoli. Fala italiano. No, infelizmente non sei falar italiano, né? Mas quero novamente agradecer ao nosso grupo italiano aqui de viadutos, italiano e contente, por ter proporcionado para nós todos este dia magnífico de nós estarmos nos integrando com a comunidade italiana, que seriam o Coro Óio, que veio nos visitar. Em nome da administração municipal, novamente nós queremos agradecer a vocês e dizer da satisfação de poder recebê-los aqui em nosso município, mesmo eu não falando dialeto, né? Não falando dialeto, é gratidão, a gente quer dizer a vocês por ter novamente colocado no mapa da excursão de vocês, viadutos. Muito obrigado por ter vindo a viadutos e estaremos daqui a pouco nos deslocando para a comunidade do Monte Claro. Tomar vinho? Sim. Vinho, 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 vinho. Vinho. E nós vamos tomar cerveja, então. Muito obrigado. Bira, e nós bira. Bira. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui e obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Um grande abraço. Em nome da Agência Consular da Itália de Erechim, como cônsul honorária da Itália, quero também agradecer ao Grupo Coroio, que é sempre muito importante a presença de alguém da Itália. Siano benvenuti alla nostra gente, insieme a noi, grazie per la visita. Io dico sempre alle persone che vengono all'agenzia consolare che per essere italiani dal Molin, solo una goccia desidera, solo una goccia di sangue italiano. È questo importante per le persone che vengono insieme e che fa quella valorizzazione per tutti. Grazie a tutti, grazie per la presenza di Coroio e grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Eu falo? Buongiorno. Para nós esse dia vai ficar marcado na história, eu acho que depois você traduz para eles, Odete, mas nós agradecemos imensamente a presença de vocês em nossa cidade, aqui em Viadutos. A cultura é muito importante porque ela faz resgate das memórias da nossa história, né? Alguns brincam, vocês não falam italiano, né? O André, eu somos descendentes, mas a gente é mais jovem. E os nossos pais não falavam conosco em italiano porque eles foram proibidos, né? Houve uma época no Brasil de muita perseguição, que quem falava em italiano corria o risco de ser até preso, né? Não podia. Por isso que nós, que descendemos de italianos, mas somos mais jovens, a gente não fala, porque eles não podiam conversar conosco em italiano. Mas a gente sabe do valor que os nossos descendentes tiveram, né? Os meus avós, os meus bisavós, no caso, vieram para o Brasil
de navio e lá a gente perdeu alguns familiares porque a viagem era muito longa, muito insalubre. E quando chegaram ao Brasil também não foi fácil. Também foi difícil para eles, mas eles não desistiram, né? Porque o povo italiano é um povo muito alegre, muito bravo, muito valente, né? Então, eles construíram um legado muito bonito e de trabalho, mas também de cultura, porque manteram viva as memórias que trouxeram da Itália. A música que o nosso grupo italiano cantou, ela é muito emocionante. Porque eles se despediram do país deles de origem e nunca mais puderam retornar. Né? Você abandona o teu país, a tua casa e nunca mais vai poder voltar para lá. Né? Então a gente agradece muito. Agradece muito o trabalho que o grupo italiano faz em nosso município. Né? Eles organizaram esse museu que vai ficar aqui, que nós vamos poder mostrar para as nossas crianças, para a nossa população viadutense, tanta coisa bonita que foi construída ao longo desses anos. Concordo com o senhor, a Itália é um dos países mais belos do mundo. Eu tive a graça de ir para Roma, só Roma. Mas a gente fica deslumbrado, não sabe para onde olhar de tanta beleza. As catacumbas de São Calixto. Que emoção visitar aquele lugar, é lindíssimo, tudo é lindo. O povo italiano é muito acolhedor, é muito afetuoso. Então, que bom que vocês puderam estar aqui conosco e retornem, não a cada 24 anos, venham mais seguido. E muito obrigada a todos pela presença de vocês e vamos nos encontrar lá na comunidade. Obrigada. Bene, então nós pedimos que todos os presentes assinem o livro de atas, que é o registro desse nosso encontro hoje. Também, então, agradecemos novamente a Rádio Comunidade, que sempre dá cobertura a todos os eventos do município e nos dá assim, uma cobertura muito grande na cultura. Muito obrigada, prefeito, vice, presidente do Legislativo, Ananda, aos vereadores presentes, entidades, enfim, à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto pelo apoio. Agente consular, Gertrudes, é uma honra muito grande, viadutos, receber sempre a sua visita. Também dizer que no dia 6 de abril, nós faremos a 23ª festa italiana, abbiamo de mangiare, de pregare, de cantare, de ballare, infine, de fare un monte di cose insieme. Grazie mille Coroio, grazie mille Luciano, tutti quelli per quella voce bella che hanno. Auguri, auguri a Remo che oggi è di compleanno. E Remo voglio mostrare una cosa, vieni qui Remo, Guido. Guido, Remo oggi è di compleanno, le mostra un biglietto di Almir Piovesan del 2020, quando è arrivato qui a Viadutos. L'ho sempre conservato nel portafoglio. 2000. L'ho sempre conservato nel portafoglio. O portafoglio, sempre ha un ricordo lì qua. Il bigliettino da visita del coro. Qui, giusto. Questi due giovani è un esempio. Grazie. È un esempio di che la musica, la cultura non si può finire. Ecco. Non si può finire. E tanta di salute. E tanta, è vero. Bisogna continuare. Io sono appassionata per questi due qui. Perché il mio esempio vengono da Remo e Guido. Grazie. E allora vogliamo pedire che Coroio si fa l'organizzazione. Bravi, 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 bravissimi. Bravi, 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 bravissimi. Bravi, bravissimi, bravi, bravissimi. Bravi, 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 bravissimi. Bravi, Guido.